Villa Belvedere arriva al collaudo amministrativo, lavori in danno per 170.000 euro, a cominciare dalla sostituzione del ghiaietto lavico. Gli istituti secondari di Acireale in corteo stamane per manifestare contro il terrorismo e la guerra, ribadendo di contro la necessità della ricerca del dialogo tra popoli e culture diverse. La Fondazione Carnevale di Acireale ripropone la lotteria a supporto della manifestazione, premi analoghi a quelli della scorsa edizione. Bentrovati dalla redazione di Reporter, questi gli argomenti principali del giornale odierno, nel corso del quale parleremo però anche di rifiuti ad Acicatena in attesa del nuovo appalto che avrà durata settennale dopo l'annullamento della vecchia gara già affidata. L'amministrazione comunale ha emanato una manifestazione di interesse per la gestione semestrale del servizio. E sempre a proposito di rifiuti, approfittando del piano per il compostaggio domestico, i proprietari terrieri di Aci Sant'Antonio potranno fruire di alcuni sgravi sulla Tasi. Ma apriamo parlando della cronaca. Polizia e carabinieri in azione hanno sgominato una banda specializzata nel traffico di sostanze stupefacenti. Ad Acireale invece è stato arrestato un cinquantenne per atti persecutori nei confronti dell'ex. Vediamo. Alle prime luci dell'alba, i carabinieri del Comando Provinciale di Messina, in collaborazione con i militari dell'Arma di Catania, hanno eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Catania per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Le indagini condotte tra il 2011 e il 2012, oltre che individuare l'organizzazione malavitosa messinese smantellata nel luglio dello scorso anno, hanno svelato l'esistenza e l'operatività di una autonoma cellula criminale dedita al traffico e allo spaccio di droga sia a Catania che a Giarre. 3 le persone arrestate, tra questi l'accese Antonio Cosentino, 26 anni, a sentire gli inquirenti con un ruolo centrale nell'organizzazione. Insieme a lui altre 2 persone sono state arrestate, Luigi Arena di Catania, 24enne, e Agatino Ecora, anche lui catanese, 25enne. Un corriere di droga, invece, Cua Rizieri, 50 anni, trovato in possesso di 3,5 kg di cocaina, è stato arrestato da Polizia di Stato di Catania. La sostanza stupefacente era nascosta nell'auto dell'uomo, bloccato da agenti della squadra mobile al suo arrivo dalla Calabria al casello di San Gregorio dell'autostrada Messina-Catania. La droga, dal valore di oltre 150.000 euro, avrebbe fruttato sul mercato etneo 600.000 euro circa. L'uomo è stato condotto in carcere. Ad Aci Sant'Antonio, atti persecutori nei confronti dell'ex. I carabinieri hanno arrestato un cinquantenne di Acireale, eseguendo un'ordinanza di misura cautelare emessa dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania per atti persecutori. L'uomo, evidentemente mai rassegnatosi alla fine della relazione sentimentale con l'ex moglie, l'ha perseguitata continuamente. Si tratta di una 38enne di Aci Sant'Antonio, seguendola, appostandosi sotto la sua abitazione e minacciandola ripetutamente. Da qui il provvedimento restrittivo nei suoi confronti emesso dall'autorità giudiziaria. I carabinieri di Giarre hanno invece arrestato il 41enne Orazio Fichera per evasione. L'uomo, benché sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori casa senza alcun giustificato motivo, violando i vincoli restrittivi cui era soggetto. Trascorrerà il Natale in famiglia, infine, Adi Assin, il giovane rapinatore arrestato in flagranza di reato lo scorso 13 novembre dai carabinieri di Giarre dopo la rapina e la sparatoria al supermercato Eurospin di Riposto. Il 18enne, insieme al complice di appena 17 anni, era stato ferito al gluteo da un poliziotto libero dal servizio, intervenuto per bloccare i 2 rapinatori. Prima dell'esito dell'udienza davanti al Tribunale del Riesame, il GIP di Catania, Francesca Cercone, ha accolto la richiesta di scarcerazione presentata dal difensore di fiducia.
A Giarre, intanto, indagini a 360 gradi dopo l'incendio di lunedì notte sviluppatosi all'interno di uno spiazzale ad uso di un rivenditore di auto usate. L'incendio, chiaramente di origine dolosa, ha pesantemente danneggiato diverse vetture del salone GM Auto di via Quintino Sella. Su alcune auto sono state poi rinvenute delle bottiglie contenenti liquido infiammabile. Inghiottita dalle fiamme una Smart, mentre un furgone Fiat Doblò è rimasto pesantemente danneggiato. Distrutti dal rogo anche il casotto dove erano allocati gli uffici di vendita. Secondo gli investigatori, che non tralasciano alcun particolare, l'episodio incendiario è da inquadrarsi come ritorsione, un avvertimento preciso e diretto sul quale gli investigatori stanno cercando di raccogliere elementi investigativi importanti. Cambiamo argomento, restiamo a Giarre. Da oggi e fino a domenica prossima, così come stabilito in un'ordinanza sindacale, sono inibite al traffico veicolare la strada 85 in direzione sud, nel tratto compreso tra l'uscita della barriera autostradale di Tre Punti e fino alla strada 86, chiusura dovuta alla realizzazione di una batteria orizzontale di caditoie sulla sede stradale e segnatamente nel tratto limitrofo tra via Luminaria e la via Stabilimenti. Con l'avvio dei lavori, così tutti i veicoli provenienti dal casello autostradale, una volta giunti davanti alla rotatoria, potranno percorrerla esclusivamente in direzione nord, vale a dire verso il centro di Giarre. I mezzi invece provenienti dal comune limitrofo di Santa Venerina, giunti all'intersezione con strada 86, dovranno perentoriamente svoltare a destra. L'attività eruttiva dell'Etna prosegue, caratterizzata oggi dall'emissione di cenere lavica dal cratere di Nord-Est. La colonna di materiale piroclastico è trasportata dal vento in direzione orientale sulla costa ionica. I tremori dei canali magmatici interni del vulcano si mantengono su valori bassi, segno che il quadro energetico si sta stabilizzando. Complessivamente le scosse di terremoto, la maggior parte delle quali avvertibili soltanto a livello strumentale, sono state una sessantina. Quelle di maggiore energia, avvertite ieri nei paesi dell'Etna, sono state 4, la più forte alle 10:28 del mattino, di magnitudo 3,8, con epicentro tra Piano Provenzana e Piano Pernicana, con profondità compresa tra i 2 e i 4 km, e che avrebbe provocato anche delle piccole fessurazioni nell'asfalto della strada Mareneve sopra i 1.400 metri. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia intanto ha alzato l'allerta VONA per l'aeronautica da arancione a rosso, ma l'aeroporto di Catania è pienamente operativo, con limitazione a 5 movimenti orari in arrivo e nessuna limitazione in partenza. A causa della caduta della cenere lavica nella piana di Catania, poi è stata anche fermata la raccolta degli agrumi per evitare l'abrasione ai frutti. La Coldiretti ricorda peraltro che si tratta di un evento calamitoso, non assicurabile, quindi è necessario predisporre tutti gli atti idonei affinché possa essere riconosciuta la calamità. Cambiamo ancora una volta argomento, ci spostiamo ad Acireale per parlare della Villa Belvedere, del passo in avanti compiuto verso la riapertura. È arrivato infatti il collaudo amministrativo. Vediamo. Dopo tanta attesa, i tempi di riapertura della Villa Belvedere finalmente si avvicinano. Arriva il collaudo amministrativo. Lo ha annunciato il sindaco Roberto Barbagallo. Nella nota dell'organo di collaudo, precisa il primo cittadino, sono prescritte disposizioni inerenti alla pavimentazione di ghiaietto lavico, l'impianto elettrico e il mosaico all'ingresso di piazza Indirizzo. Un collaudo con delle prescrizioni, insomma, come era logico attendersi. La principale riguarda la sostituzione della pavimentazione del ghiaietto lavico. Nonostante diverse sollecitazioni, afferma il sindaco Barbagallo, la ditta che ha recentemente effettuato i lavori di recupero del giardino Belvedere si è rifiutata di eseguire gli interventi disposti. Di conseguenza eseguiremo in danno i lavori per un ammontare di circa 170.000 euro. Nei prossimi giorni dunque si riaprirà nuovamente il cantiere all'interno della Villa Belvedere.
dove sono previsti interventi anche relativamente al verde. È stata già espletata, ricorda ancora Barbagallo, la gara per l'acquisto di 45 alberi ad alto fusto, che andranno a sostituire i lecci malati già abbattuti, come prescritto dalla soprintendenza, e a rinfoltire il nostro polmone verde. A giorni, aggiunge, inizieremo anche i lavori per la sostituzione del ghiaietto lavico con una pavimentazione permeabile. Stiamo facendo tutto il possibile, conclude il primo cittadino, per arrivare alla riapertura della villa che, seppur tardiva, ha richiesto delle procedure indispensabili e utili per far comprendere alla ditta che c'erano prescrizioni da rispettare per ottenere il collaudo amministrativo e per sanare le criticità riscontrate. Adesso è tempo di fermarsi, linea alla pubblicità, tra poco per la seconda parte di Reporter. Tutti i venerdì alle 21.10 in diretta da Etna Espresso Channel Città Città, il rotocalco settimanale che affronta e approfondisce con ospiti in studio le tematiche di attualità. Tutti i venerdì ore 21.10, in replica il sabato alle 16 e la domenica alle 23, online su YouTube e Facebook. Conduce in studio Antonio Carozzo. Eccezionalmente per questa settimana Città Città andrà in onda giovedì sempre alle 21.10. 10. Ottica Grasso, centro ottico Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Ad Aci Reale, nuovo ampio concept store in Corso Italia 122. Ad Aci Catena, in via Matrice 34. Ottica Grasso, 34 anni d'ottica. Compra Accese. Qualsiasi cosa tu cerchi o desideri, ad Aci Reale c'è. Compra Accese. Compra Accese, ci conviene. Gli acquisti li faccio in città. Una passeggiata tra il barocco non la cambio con niente. Compra Accese. Vivo la città perché ci lavoro e sono felice di spendere qui per farla vivere. Ci sono centinaia di negozi di qualità. Io ho scelto di vivere la mia città. Compra Accese. Io compro Accese perché sono Accese. In oltre 80 negozi trovi il marchio Compra Accese. Ma oltre al marchio, l'opportunità di risparmiare sui tuoi acquisti e la gentilezza di chi ti riconosce cliente. Compra Accese per rilanciare il commercio in città. La pizzeria di Flora Caffè? Carina! L'ho già scelta per il mio compleanno. Pizza buonissima cotta nel forno a legna. Patatine patatose, mmm! E poi è elegante, simpatica al punto giusto per essere la location della mia festa. Anche i miei genitori ci vanno spesso, perché oltre alle ottime pizze, propongono fuori menù piatti a tema con la stagione. Straordinari! La pizzeria di Flora Caffè. Il gusto fatto ad arte. Via Sclafani 40, di fronte Benvesti a Cireale. Smoker Store. Sai che le sigarette elettroniche di seconda generazione sono molto più efficaci e prestanti? Sai che il 70% di chi fuma elettronico ha smesso con le sigarette classiche? Sai che, secondo il dottor Veronesi, è il modo migliore per smettere di fumare? Smoker Store. Oltre 200 tipi di liquidi a prezzi sbalorditivi. I migliori ad Aci Reale in Corso Umberto 183. Ricorda, il fumo uccide, il vapore no. Come una città innamorata. Una città più a misura di uomo. Per crescere e per vivere meglio deve solo dare prova di intelligenza coraggiosa. Immagina Cireale porta l'Europa sul Mediterraneo. Una città fatta per gli innamorati. Sicura. Più educata. Pulita. Bella. Più sostenibile. Più evoluta. Più dinamica. Insieme possiamo trasformare Cireale in una città. Pisolo. I corredi di qualità. Ora è in corso Savoia 40. Un grande assortimento di biancheria per la casa. Linea cucina, linea bagno, lenzuola, trapunte, copriletti, pigiameria uomo, donna, bimbo, corsetteria Playtex. Pisolo, i corredi di qualità. Tutto delle più importanti firme italiane, come Zucchi, Bassetti, Caleffi, Maeba e Via Roma 60. E per i più piccoli, gli Allegri Disney. Pisolo, vi aspettiamo nel nuovo showroom di Corso Savoia 40 a Cireale. Scopri le straordinarie promozioni di questo mese. Anche quest'anno da Vivai Patanè fino al 31 dicembre, verde Natale. Migliaia di piante al miglior prezzo garantito. Ciclamini grandi a 2,99 euro, ciclamini mini a 1,50 euro.
Ma l'offerta imbattibile è sulle stelle di Natale, che potete acquistare solo da Vivai Patanè a soli 1 euro. Avete capito bene? Bellissime stelle di Natale a 1 euro. E per la tua casa, grande reparto di addobbi natalizi. Sara, lo sai che a Natale siamo tutti più buoni? Allora, voglio che sia Natale tutto l'anno. Buon Natale! Da Everything non vendiamo all'asta, ma al miglior offerente. Abbiamo uno stock di mobili e arredamenti a prezzi a fare. Svendiamo e chiudiamo. Possiamo stabilire insieme il prezzo offerta per ogni singolo pezzo in esposizione. Fate in fretta, da Everything, grandi occasioni fino ad esaurimento di cucine componibili, camerette, pareti attrezzate, camere da letto. E i prezzi li stabiliamo assieme. Everything, via Pacinotti 53 a Cireale, svende e chiude. Di nuovo in studio per la seconda parte di Reporter. No al terrorismo, sì alla convivenza, no alla guerra, sì alla pace. Le scuole accesi oggi in corteo per ribadire il proprio no alla sopraffazione. Vediamo. Per la pace contro la guerra, per la convivenza contro il terrorismo. Le scuole accesi, fatto eccezione per il liceo classico, sono scese oggi in strada per urlare il loro no ad ogni forma di violenza e il convinto sì alla volontà di ricerca del dialogo invece che alla teoria della dottrina della sopraffazione. Da Piazza Duomo sino alla Villa Belvedere in corteo per manifestare, con una sosta sentita e partecipata in Piazza Garibaldi per l'esecuzione a cappella di Imagine di John Lennon, brano universale, inno alla pace tra i popoli e alla diversità. Al corteo ha preso parte anche il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, che ha portato la condivisione dell'amministrazione comunale. Noi vogliamo dire no al terrorismo perché noi vogliamo far capire, il messaggio è dire che l'Islam non è terrorismo e soprattutto commemorare tutte le nazioni colpite dal terrorismo in quest'ultimo anno. Siete tutte le scuole tranne il liceo classico, dunque un messaggio forte che arriva da Acireale. Sì, vogliamo far passare questo messaggio forte perché pure se siamo giovani vogliamo farci sentire, vogliamo che questa non sia una voce nel vuoto. Proprio in Piazza Garibaldi un messaggio universale, Imagine di John Lennon. Sì, la cosa abbastanza carina di questo corteo è il fatto che siamo proprio noi giovani a farlo. Questo perché la cosa che ci ha colpito e credo che ci deve fare riflettere è il fatto che sia i terroristi che l'Europa purtroppo quando va a colpire, tra virgolette per difendersi, tendono a colpire luoghi di cultura e luoghi in cui si trovano giovani. Questo lancia un messaggio da parte di chi fa male abbastanza forte, cioè quello di andare a distruggere il futuro. Quindi tocca a noi, prima di tutto, intanto documentarci e lanciare questo genere di messaggi, perché purtroppo viviamo in una società in cui questi avvenimenti stanno diventando mezzo per salire al potere. Purtroppo molta gente che poco si informa arriva ad avere un'idea sbagliata delle persone, ad esempio dei ragazzi islamici, sono ragazzi tranquillamente come noi, ragazzi che vanno anche nella nostra stessa scuola e che non si sono mai permessi ad imporci qualcosa o a fare qualcosa di brutto. Il corteo ha creato file di auto lungo le strade del centro storico, comunque controllate dalla polizia municipale. Domani al liceo scientifico si tornerà a parlare di questi temi con una assemblea alla quale prenderanno parte degli insegnanti esperti in terrorismo e dialogo, oltre che condivisione tra i popoli. Domani alle 11 al Palazzo del Turismo di Acireale verrà siglato intanto il protocollo d'intesa con il quale i rappresentanti dell'ente locale, dei servizi sanitari, della scuola e ancora dell'università, delle associazioni di genitori e dei pediatri accesi definiscono una serie di concreti impegni per un'efficace integrazione scolastica degli alunni con disturbi dello spettro autistico. Cambiamo argomento ma restiamo ad Acireale. La fondazione del Carnevale infatti ripropone la lotteria locale abbinata alla manifestazione carnascialesca che vivrà intense giornate non solo nel periodo invernale. Vediamo. Tempo di Natale ad Acireale, ma già si guarda all'imminente Carnevale che ormai si può dire essere dietro l'angolo visto che cadrà in calendario molto basso, cioè dal 30 gennaio al 9 febbraio, anche se poi vi sarà un'ulteriore coda il 23, 24 e 25 aprile. Ecco allora la fondazione del Carnevale tirare fuori adesso dal cilindro e riproporre la lotteria del Carnevale che lo scorso anno ebbe in città un buon riscontro. Quest'anno però il presidente Antonio Coniglio intende ampliare questa lotteria, tanto che la vendita sarà effettuata non solo ad Acireale ma nell'ambito del territorio etneo e ancora con una data più ampia, cioè dal 7 gennaio fino al 25 aprile. I biglietti in vendita saranno 17.200 al costo di 3 euro ciascuno, per un ammontare quindi di 51.600 euro.
I premi in palio saranno uguali a quelli dello scorso anno, e c'è un'auto, uno scooter e uno smartphone, il tutto per un valore di 10.500 euro. I biglietti rimasti invenduti saranno ritenuti nulli agli effetti del gioco, autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato. Il sorteggio dei biglietti vincenti, con apposito verbale poi inviato al prefetto di Catania, avverrà il 30 aprile alle 11 nel Palazzo del Turismo. Tutti e tre i premi in palio saranno comunque assegnati e saranno poi riportati sul sito della Fondazione Carnevale di Acireale. Il ritiro dei premi dovrà avvenire entro le ore 17 del 31 maggio. Eccezionalmente di giovedì questa settimana e non di venerdì come di consueto, domani sera torna Città Città, che punterà i riflettori sul lavoro precario e temporaneo, ma anche sul delicato momento economico-commerciale che stanno vivendo i commercianti e tutti gli acesi. Vediamo. Eccezionalmente di giovedì, domani alle ore 21.10, Città Città, nostro settimanale di approfondimento, spalancherà le porte sulle dinamiche commerciali cittadine, dettate dal lavoro sempre più chimera, dalle forme di occupazione precaria e saltuaria che prendono il sopravvento sulle forme stabili, anche queste fortemente a rischio per le cosiddette ristrutturazioni aziendali. Occupazione, lavoro precario, lavoro che non c'è. Questo è il tema della trasmissione condotta in diretta da Antonio Garozzo con la partecipazione dell'avvocato Enzo Di Mauro. Al centro del dibattito, con gli ospiti in studio e le domande che verranno poste dai telespettatori, le forme di lavoro precario e instabile, da quello della pubblica amministrazione a quello delle imprese private, a quello delle piccole aziende familiari ormai sull'orlo del baratro. Una forma di occupazione messa sempre più a rischio dalla crisi e dall'assenza di liquidità, che significa meno potere di spesa a discapito dell'economia commerciale, che si dibatte su tutti i fronti, anche contro quello della zona a traffico limitato nel centro storico. Città Città, quindi, perché anche di giovedì, eccezionalmente, il dibattito parte da qui, compreso quello sul lavoro, che molti guardano ormai attraverso le lenti del binocolo, girato al contrario. Restiamo ad Acireale per una comunicazione della SOGIP SRL, Servizi Acqua e Gas Metano, che comunica che domani, a causa di lavori sulla rete idrica, sarà interrotta l'erogazione di acqua potabile dalle 8 alle 17 nelle zone di Santa Maria Malati, San Cosmo, Via Cervo, Viale Principe Amedeo, San Salvatore, San Giovanni Bosco e la zona di Acireale Centro Nord. Tempi più rapidi, sempre ad Acireale, per la stampa e la consegna dei verbali di accertamento agli automobilisti sanzionati. In via sperimentale, infatti, sono state attivate nuove modalità. Vediamo. Il comando della Polizia Municipale di Acireale, in via sperimentale, ciò fino al termine dell'anno, ha stipulato un'intesa con una società con sede nella Repubblica di San Marino riguardante il servizio di stampa digitale, postalizzazione e rendicontazione dei pagamenti. Se il tutto dovesse dare i risultati auspicati in termini di funzionalità e produttività per il prossimo anno, il servizio potrebbe divenire così definitivo. In atto a quanto sopra detto, provvede l'ufficio verbali della Polizia Municipale con le contestazioni che vengono successivamente consegnate all'ente Poste, il quale in tal senso ha la competenza specifica per la consegna. Si tratta di adempimenti che da anni vedono l'impegno di più dipendenti anche sulla base del numero dei verbali in itinere. Ma pure le procedure successive di consegna a domicilio del contravventore risultante dal PRA, oppure in caso di consegna a persone diverse dal destinatario e ancora la ricezione e la catalogazione degli avvisi di ricevimento richiedono ulteriore dotazione di personale. La esternalizzazione del servizio di stampa e postalizzazione alla luce di tutto ciò avrebbe benefici effetti sulla organizzazione degli uffici e sull'attività del personale, in quanto quest'ultimo potrebbe svolgere altri incarichi, portando così ad elevare gli standard di efficienza e qualità. Da qui ecco perciò prendere corpo l'intesa con la società sammarinese, peraltro titolare del programma informatico in dotazione al corpo della Polizia Municipale Acese. Oltre all'attività posta in essere dagli uffici della caserma di Via degli Ulivi, vi sarà una ulteriore implementazione dei servizi resi dalla società esterna, peraltro ad un costo leggermente inferiore a quello in atto supportato dall'ente, spese comunque, le quali vengono poi ad essere girate all'utente sanzionato.
Seduta di consiglio straordinaria, intanto stasera a Santa Venerina, convocata dal presidente del consiglio Giuseppe Grasso nella sala consigliare Maria Grazia Cutuli per le 20:30. All'ordine del giorno 8 punti, tra cui una mozione con proposta di voto a firma dei consiglieri del gruppo La Svolta Cantiere Civico sulla rimodulazione della pianta organica dell'ente, sull'istituzione del mercato settimanale e ancora sul baratto amministrativo, ma anche sulla proposta di istituzione di una commissione consigliare speciale sul contenzioso acqua. Mozione questa sempre a firma del gruppo consigliare La Svolta Cantiere Civico. Adesso ci fermiamo, spazio alla pubblicità, tra poco per la terza e ultima parte di Reporter. Sono i piccoli dettagli che fanno le grandi differenze. Mucar Auto, da 20 anni al servizio dei clienti, propone autovetture nuove, usate, chilometri zero ed aziendali di tutte le marche, controllate, revisionate e garantite. Personale qualificato saprà aiutarti nella scelta giusta, curando i dettagli del prima e del post vendita. Finanziamenti personalizzati a tasso agevolato con anticipo zero. E ricorda, solo da noi il passaggio di proprietà è immediato. Mucar Auto, via Nizzetti 128, Aci Catena, 095 76 55 716. Mucar Auto, piace alla gente che piace. Scegli un argomento a piacere per la vita all'Istituto Superiore Statale Maiorana Meucci. Puoi, per il tuo futuro, scelte specialistiche innovative nel settore tecnico-economico, amministrazione, finanza e marketing, sistemi informativi, relazioni internazionali per il marketing. Nel settore professionale, manutenzione e assistenza tecnica, servizi socio-sanitari. Una scuola all'avanguardia, con aule attrezzate, palestre, fornitura gratuita di libri, potenziamento delle lingue, corsi gratuiti per la preparazione ai test di accesso all'università. Sono previsti viaggi studio in Europa, stage aziendali, corsi di recupero, progetti di alternanza scuola-lavoro, attività sportiva, teatrale, musicale. www.maiorana-meucci.it. Telefono 095 61 36 015. L'IRMA, con l'adesione al principale Corelab siciliano centralizzato, ha ampliato la gamma degli esami specialistici. Il riporto dei risultati precedenti sul referto rende agevole il monitoraggio clinico ed evita inutili ripetizioni di analisi. Il riconoscimento dei pazienti all'atto del prelievo rende impossibile lo scambio dei campioni in fase preanalitica, evitando uno dei più insidiosi errori di laboratorio. La consulenza di patologia clinica sugli esami specialistici di genetica e biologia molecolare agevola l'interpretazione del referto. IRMA, nuovi esami automatizzati per le intolleranze alimentari. L'IRMA fa parte delle 8 strutture contrattualizzate a livello provinciale che effettuano la verifica esterna di qualità regionale direttamente controllata dall'Assessorato regionale per la salute. I prodotti tipici siciliani e l'eccellenza piemontese di Caffarel si sposano in un unico gusto che puoi provare in un posto unico. I dolci sapori. In corso Umberto 50 a Cireale. Prima di pensare ai regali di Natale, fai un salto da i dolci sapori. Cioccolato, nocciolati, croccanti, caramelle, dolci, finissimi panettoni, vini, spumanti, rosoli e liquori artigianali, oltre alle più importanti specialità di dolci siciliani. I dolci sapori. Store Caffarel. Dal 1826, eccellenza piemontese nel cioccolato. Ad Acireale in corso Umberto 50. Buon Natale! Cosa si mangia oggi? È una domanda che non mi pongo più da quando ho scoperto Carne e Natura. Basta solo andarci e scegliere tra le centinaia di proposte preparate giornalmente. Solo prodotti nostrani e di qualità. La carne bovina e suina proviene dagli allevamenti dell'azienda agricola Acese Messina. I polli ruspanti e le uova da allevamenti all'aperto. Scegli i prodotti nostrani e sai cosa mangi. Carne e Natura. Macelleria, salumeria, preparati alimentari. Via Giovanni Verga 8284 Acireale. Telefono 095 764 8448. Da 35 anni al servizio della buona tavola. La Euroform Servizi Formativi comunica che stanno per iniziare dei corsi aperti a soggetti in età lavorativa superiore ai 18 anni del pacchetto formativo Long Life ambito FP, realizzati dalla Regione Sicilia, dai Ministeri del Lavoro, dell'Economia e delle Finanze. Questi gli obiettivi dei corsi: preparazione all'ECDL, inglese base, inglese intermedio, tecniche di accoglienza turistica e percorsi enogastronomici. Al termine dei corsi verrà rilasciato il certificato di competenza riconosciuto
riconosciuto a livello europeo. Per info e iscrizioni, Euroform Servizi Formativi, via Martinez 5 a Cireale, telefono 095 80 00 26 o www.euroformacireale.it. Le iscrizioni si chiudono il 14 dicembre. I regali più belli sono quelli fatti con le tue foto. Quest'anno realizza regali unici e originali con le tue immagini più belle e donerai a chi ami un'emozione davvero indimenticabile. Portaci le tue foto in negozio, al resto ci pensiamo noi. Foto sì, your life is a show. Da antiche ricette siciliane nascono artigianalmente dei liquori dal gusto unico, le antiche delizie. Scegliamo con cura agrumi provenienti da agricoltura biologica, frutta, foglie e spezie non trattate per garantire la genuinità ai nostri prodotti. Sapore e colore sono il risultato di una macerazione del tutto naturale. Degustare uno dei nostri rosoli regala ai sensi immagini e profumi della nostra terra. Le antiche delizie, produzione artigianale di liquori, creme, marmellate, conserve, anche in elegantissime confezioni regalo. Vendita in grosso e dettaglio. Sede produzione a Valverde, in via dei Belfiore 4244. Le antiche delizie, i sapori della natura. Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare il tempo. Una storica frase di Henry Ford, imprenditore statunitense, fondatore della Ford Motor Company. Noi la crediamo ancora attuale. Non perdere tempo. Chiamaci Radio Etna Espresso 095 89 46 16 o info@radioetnaespresso.it. Di nuovo in studio per la terza ed ultima parte di Reporter, che apriamo parlando di rifiuti. Ad Acci Catena, infatti, l'amministrazione comunale, nell'attesa di un nuovo appalto, ha emanato l'avviso di manifestazione di interesse per quanto riguarda il servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti della durata di 6 mesi. Vediamo. Revocato l'appalto alla AF Servizi Ecologici, a cui era stata aggiudicata la gara per il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti della durata di 7 anni, il comune di Acci Catena ha emanato la manifestazione di interesse per assicurare il primario servizio. Si tratta di un affidamento di 6 mesi che presumibilmente dovrà partire il 15 dicembre, il tutto nell'attesa che venga svolta la nuova gara di appalto, sempre della durata di 7 anni, che dovrebbe riportare acque chete nel contrastato settore dell'igiene pubblica. A tal fine la Giunta ha approvato il progetto di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per un costo di 947.000 euro circa. Per l'amministrazione si tratta quindi di un intervento in estrema urgenza che non sana l'amarezza per il bando di fatto annullato dalla stessa amministrazione, perché le uniche due ditte partecipanti al riscontro della posizione amministrativa risultarono non possedere la documentazione prevista. L'appalto, il primo in Sicilia, era stato bandito e poi espletato il 22 dicembre dello scorso anno. Due le ditte partecipanti, la AF Servizi Ecologici, aggiudicataria, e la Senesi S.P.A. Il 23 novembre scorso il Comune aveva però confermato all'aggiudicataria la revoca del contratto d'appalto, siglato il 22 maggio, in quanto l'azienda non aveva comunicato al momento della firma di essere sottoposta ad interdittiva antimafia proprio in quel periodo da parte della Prefettura di Catania. La posizione liberatoria era stata poi emessa sì dall'organo di governo catanese, ma solo a metà ottobre. Il Comune, che nel frattempo aveva temporaneamente affidato il servizio alla seconda partecipante all'appalto, cioè la Senese S.P.A., ha ritenuto nullo il contratto per la violazione di una norma posta dalla legge. Ma non basta, perché anche la Senesi era stata inserita tra le interdittive antimafia della Prefettura di Fermo, tuttavia conseguente alla sospensione del decreto con provvedimento cautelare ante causam del TAR Marche. Oggi, atteso che la Prefettura di Fermo nulla ha comunicato in merito al riesame delle interdittive emesse nei confronti della Senesi, si legge nel dispositivo dell'amministrazione comunale, è ritenuto che occorra provvedere con urgenza ad un affidamento provvisorio con procedimento contingibile e urgente nelle more di espletare la gara. Il Comune ha pubblicato una manifestazione di interesse per l'affidamento semestrale, come appunto comunicato dal sindaco Ascenzio Maesano e dall'assessore all'ecologia Giovanni Grasso. Ad Acireale intanto c'è una data per la partenza del porta a porta sperimentale. Sarà il 12 gennaio del 2016. Il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta interesserà le frazioni di Pennisi, Fiandaca e la via Timone
Saccanazzo sarà preceduto da una capillare campagna informativa e dalla consegna dei kit di raccolta agli utenti di queste zone. Venerdì mattina alle 10.30 al Palazzo del Turismo si terrà la conferenza stampa di presentazione di questo progetto sperimentale. I residenti di Aci Sant'Antonio, invece proprietari di un terreno, potranno usufruire di uno sgravio sulla TASI approfittando del piano per il compostaggio domestico. Vediamo. Novità importanti per i residenti del comune di Aci Sant'Antonio che siano in possesso di un appezzamento di terreno. Potranno vedersi ridotto l'importo della TASI semplicemente aderendo al progetto di compostaggio domestico. L'ho annunciato il sindaco Santo Caruso nel corso dell'ultimo consiglio comunale, ma già da qualche giorno l'avviso faceva bella mostra di sé nella bacheca del sito del comune. In pratica basterà presentare richiesta con l'apposito modulo, scaricabile sempre dal sito del comune, per l'adesione all'albo dei compostori e si accederà così allo sgravio. Il comune darà in comodato d'uso una compostiera dove conferire la frazione umida dei rifiuti prodotti. La compostiera altro non è che un contenitore appositamente trattato all'interno del quale il rifiuto umido si macera fino a trasformarsi nel più naturale dei concimi. Per l'amministrazione un buon modo di ridurre i costi del conferimento in discarica riducendo appunto la frazione umida che viene portata via dai tradizionali compattatori. Per aderire però bisogna avere un appezzamento di terreno non pavimentato, come un orto o un giardino, della grandezza di almeno 50 metri quadrati. Chi aderirà al progetto del compostaggio domestico potrà usufruire di uno sconto del 20% sulla tariffa pagata per la spazzatura. Attenzione però perché il tempo stringe, le domande dovranno pervenire al Comune di Aci Sant'Antonio entro il 31 dicembre prossimo. Parliamo in chiusura di cultura, c'è una mostra infatti fruibile fino a sabato nei locali dell'ex angolo di Paradiso alla Villa Belvedere di Acireale, una mostra di pittura e scultura con delle tecniche del tutto particolari, vediamo. Una mostra di pittura e scultura fruibile nei locali dell'ex angolo di Paradiso alla Villa Belvedere di Acireale fino a sabato sera. Parliamo della mostra del maestro palermitano Gino Cilio, che ha già esposto nella sua lunga ed eterogenea carriera d'artista a 360 gradi in varie nazioni europee, tra cui Svizzera, Belgio, Germania e Francia. La mostra allestita, nello specifico, offre sia conformazioni tridimensionali che opere realizzate con la speciale tecnica dell'abstraction lyric. Sono eseguite con subentro lessere e supporto, sono eseguite con catrame e smalto, e quindi diventa e gioco molto con la luce perché. Il vetro lessina è una materia trasparente e io essendo sono meridionale, sono siciliano insomma e quindi ovviamente io interpreto la luce per me è un colore, come dicevo prima il colore non è un pigmento, è un elemento che deve creare poesia. Io lascio sempre libero lo spettatore perché non do mai niente di scontato. Io faccio il contrario, alcuni fanno il figurativo per far recepire all'astratto, io faccio l'astratto per far recepire il figurativo. Ad esempio in una cosa astratta ci può vedere anche un paesaggio, che può essere una chiave di lettura, anche se è difficile insomma arrivarci. Poi ci sono le conformazioni tridimensionali, li chiamo così, non li chiamo sculture, perché la scultura è un pochino classica, sa, la scultura è marmo, eccetera. Questa no, è una tecnica mista fatta di legno, di metallo, di ceramica, di patinature, eccetera. Le opere in mostra dunque evidenziano una ricerca di mezzi espressivi fatte di assemblaggi di materiali vari che, pur nella loro diversità, contribuiscono a creare opere di grande forza inventiva per uno come il maestro Cilio, che si definisce uno sperimentale. La mostra di pittura e scultura è fruibile da oggi a venerdì dalle 17 alle 20, poi sabato intera giornata anche dalle 10 alle 13. E dopo a Cireale tocca a Milano, Roma e poi di nuovo all'estero per approdare a Vienna, in Austria. Un appuntamento sportivo di calcio in particolare in chiusura, oggi infatti turno infrasettimanale per quanto riguarda la Coppa Sicilia, in campo l'Aci Catena per il ritorno della seconda fase, Aci Catena che gioca alle 14.30 a Mister Bianco contro il Lineri, si riparte dallo 0-0 della gara d'andata. Siamo in chiusura, è tempo di andare a scoprire le previsioni meteo per la giornata di domani.
Cielo poco nuvoloso, con possibilità di leggere pioggerelline in serata, venti prevalentemente deboli, temperature ancora in calo, 10 gradi la minima, 16 la massima, mari calmi o quasi calmi. Per oggi è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi ricordo che è possibile seguirci anche alla nostra pagina Facebook ufficiale, Tenespresso Channel trattino TG Reporter, lì ogni pomeriggio trovate tutti i nostri telegiornali in archivio. Una nuova edizione di TG Reporter invece in programma per domani, sempre alle 13:40. Arrivederci.